Vendemmia. Belle immagini di laboriosi vignaioli in piena attività. Si raccoglie pecorino. Lo si fa a mano, seguendo tempi e cadenze della tradizione. C'è silenzio. Si sente il suono delle cesoie che staccano il grappolo dalla vite. Interrotto solo da quello del trattore che trascina il carro colmo dell'uva raccolta da portare in cantina. Fausto Di Berardino ha vissuto molti anni in Canada, dove ha svolto attività di ristorazione. Da bravo cuoco si è impegnato per valorizzare i prodotti tipici della terra d'Abruzzo. L'olio extravergine, la pasta, il vino. In tutti quegli anni Fausto ha coltivato un sogno: tornare nella sua San Vito, stare in campagna e produrre vino biologico. Gli chiediamo di raccontarci un po' della sua storia. La passione del vino è nata da anni nella mia carriera di ristoratore all'estero, e certamente il vino abruzzese era quello che si prediligeva di più, perché era un prodotto nostrano, autoctono. E quindi sono partiti da là le passioni e ho ritenuto opportuno di creare il mio vigneto, la mia azienda. Pecorino, Montepulciano, Trebbiano, ma soprattutto azienda biologica. Azienda biologica. Noi abbiamo creduto opportuno che in un mondo moderno come questo, un mondo ben informato nel settore agricolo, la viticoltura biologica è quella che adesso rende di più a livello di marketing e a livello anche di risposta da parte di chi fa l'acquisto del vino. Fausto Di Berardino, siamo tornati in cantina, abbiamo lasciato la vigna, abbiamo visto questa bella vendemmia ed è il momento di parlare appunto della vostra produzione. Vogliamo cominciare dal re Montepulciano? Sì, produzione eccellente, sembra che quest'anno il sole, la pioggia, la natura ci abbia donato le giuste temperature per produrre un vino eccezionale. Sì, Montepulciano, che è il re d'Abruzzo, se non anche nel mondo ultimamente. Noi lo produciamo, uno in particolare, è un 2013 attualmente, è già in vendita, è in purezza, con un grado alcolico di 13,5 che sta riscontrando diversi successi in tutto il mondo. Allora, Trebbiano e Pecorino sono i due bianchi. Voi soprattutto siete azienda bio, quindi presumo questo pecorino abbia un valore aggiunto. Sì, però una spada va lanciata a favore del Trebbiano, che è stato un po' bistrattato negli anni passati. Noi stiamo cercando di rivalutarlo con sempre una produzione in purezza al 100%. Il nostro Trebbiano va detto che è uno dei trebbiani che va per la maggiore nella nostra produzione, ma anche nel mondo, e i clienti sembra che sono abbastanza contenti di avere questo prodotto rivalutato anche. Mentre il pecorino è il prodotto che si sta affermando non solo in Italia ma in tutto il mondo. È un vino che qua in Abruzzo sta dando il massimo in questi anni qua, e ripeto, sia il Trebbiano che il Pecorino noi produciamo in purezza, non produciamo vini tagliati con altre tipologie di uve. Cerasuolo è un vanto della nostra regione, adesso ha una sua DOC.
Quanto costa fare, costa nel senso diciamo così metaforico, impegnarsi nella produzione di un cerasuolo bio? No, è un sacrificio aziendale perché produrre un cerasuolo ha i suoi pro e contro. Certo è che è un vino che ha non di pronta beva, ma ha una durata massimale di 8-9 mesi. Noi incoraggiamo i nostri clienti di poterli esaurire entro il mese di ottobre-novembre, perché in questi mesi qua, da gennaio a ottobre, dà il massimo. Però è un sacrificio aziendale, come ha detto lei, che dà i suoi frutti se fatto bene il nostro biologico pure, quindi sempre in purezza con Montepulciano d'Abruzzo, e sta dando soddisfazioni enormi all'azienda. Adesso parliamo un po' delle vostre etichette, anche l'immagine conta, no? L'etichetta è il primo step di comunicazione. Eravamo appunto partiti con delle etichette molto più semplici, curate dal famoso artista internazionale Vittorio Bruni, e poi abbiamo deciso di virare in una dimensione molto più, diciamo, globale. Abbiamo mantenuto la stessa idea delle mie passioni da bambino, la passione ornitologica che ho. Infatti sulle nostre etichette si denota benissimo l'effigie di un uccello che vola, che rappresenta appunto la libertà, la leggerezza dei nostri vigneti, dei nostri vini, dei nostri prodotti. C'è anche un Montepulciano Riserva e per il suo nome in etichetta avete scelto il suggestivo Ariel. Abbiamo scelto questo nome diciamo per onorare il nostro grande vate Gabriele D'Annunzio, che si firmava nelle sue lettere d'amore invece di Gabriele Ariel. È un vino affinato Montepulciano, giustamente di uve Montepulciano, affinato 6 mesi in barrique francesi, poi in vetro e tenuto nelle cave di Guardia Grele per periodi di tempo fino a che non è pronta per la vendita. Brindisi finale con Fausto con questo splendido Montepulciano Riserva. Ariel. Prosit.